Welcome back, ragazzi. Io sono Roberto, conosciuto anche come Lo, o Lo of Strong House sul web. Benvenuti in questo nuovo episodio di Faccio Cose. Oggi proverò la fortuna, dato che io so che vi piacciono tantissimo queste cose, soprattutto quando mi va di meh, beep, mi censuro da solo, altrimenti metto gli effetti audio a volume troppo alto e voi fate no, mi ha stonato! E quindi mi censuro da solo. Adesso vi mostro parte dei miei app. Voi direte perché parte dei miei app? Perché sono un pro player! E mi sono dimenticato durante la settimana scorsa due cose fondamentali. Uno, di fare abbastanza soldi per pagare tutti gli skill up. Due, di avere ciò che mi serviva per evolvere questo signore qui. Dato che mi manca tutto questo ben di Dio, non potrò fare gli skill up di Barbanera per il momento. Durante questa settimana cercherò di pomparli e la seconda parte di questo video magari uscirà insieme a qualche altra cosa divertente, qualche chicca, qualcosina, non lo so, vi faccio vedere qualcosa. E niente, però proverò a fare gli skill up di almeno altri personaggi, sempre che i soldi, che voi probabilmente non vedete nella grafica, mi bastino. Ma inizierò subito dal buon Mihawk, che è anche la mia prerogativa. E quindi li ho tenuti nel box, li ho stagionati nel box praticamente, e adesso è giunta l'ora di usarli. Guardate, ci sono varie teorie su quanti darne contemporaneamente. Per quanto mi riguarda, io penso che sia completamente indifferente, ma volendo un po' dare adito alla teoria del buon Lucky, ne darò tre alla volta. Iniziamo subito. Iniziamo subito, dai. Power up. Ok, il gioco power up. Perfetto. Ora funziona e success, ovviamente. Ovviamente. Speravo non salisse di livello, in realtà no, non ci avevo pensato. Una special level up. Due special level up, ragazzi. Ragazzi, due special level up con tre Mihawk è un delirio ottimo, ottimo. Allora, cerchiamo di cavalcare l'onda perché ho proprio voglia di vederlo maxato questo Mihawk, anche se non penso riuscirò a maxarlo. Ma bene così, infatti 3-0. La media dovrebbe essere più o meno uno ogni 3, più o meno. Vediamo un po'. Finora siamo a due skill up. Ecco, rimaniamo a due skill up. Rimaniamo a due skill up, ragazzi. L'ultima volta, senza l'evento di skill up per due, con 36 Mihawk, ho fatto un level up. Quindi adesso ero un po' più ottimista, ma mi sta andando veramente di. Proviamo a cambiare un po', dai. Adesso ne do 5. Adesso ne do 5. Mihawk mi serve, maxato, raga, serve a tutti. Mihawk maxato. Cioè, in realtà no, però. Sai com'è? Ce l'ho da una vita, vorrei vederlo un po'. Uno special level up, dai, dai, almeno un altro, almeno un altro. Ma dai, dai! Stupido io che avevo tante, tante buone idee al riguardo, tanti buoni propositi. Accidenti. Questa cosa mi terrorizza. Uno special skill up, 12, dai! Ultimi tre, ultimi tre. Ho perso anche il conto. Ho perso soltanto il conto dei skill up, ma ho bene a mente il conto di tutte le imprecazioni che sto trattenendo dentro di me. Poteva andare decisamente meglio. Decisamente meglio. Mi ero fatto un calcolo approssimativo che sarebbe dovuto arrivare a 14 e invece 12. Ma va bene, magari la prossima volta andrà meglio. Ora, seguendo il sistema di priorità, ho Marco Nico Robin. Anzi, Aesop Impact, raga, perché è più importante Aesop Impact. Nico Robin già ce l'ho a un livello abbastanza alto. Diciamo che si attestano più o meno sulla stessa importanza per le mie necessità di gioco. E andiamo su Aesop Impact. Dai, sempre tre alla volta. I soldi per ora. No, che ho messo! Madonna.
Ho messo un broghi, però mi ha portato bene. È un mister. Oh, mi ha portato veramente bene. 3 su 3, ragazzi. 3 su 3, va benissimo, non fa niente che ho perso due book di personaggi che non mi interessavano realmente. Non mi importa, solo per quello spirito di completismo. E ho usato spirito non a caso. Oh, fantastico, ragazzi, fantastico. Le cose. Perfetto, perfetto. Impactato. Maxato. Perfetto, le cose si stanno mettendo un po' meglio. Gli altri libri li userò per potenziare qualche altro personaggio. Adesso Nico Robin. Nico Robin, ogni libro mi costa uno sproposito. Ma va bene lo stesso, sperando di riuscire ad aumentargli un po' questa skill. 3 libri, 0. Perfetto. Ah, ragazzi, una piccola precisazione. Anche quando li mettete quando sta a max di livello, può salire lo stesso, eh? Adesso a me è un caso molto poco fortuito che non stia succedendo. Uno special up, uno special up, 6 libri, uno special up, ma non mi lamento, non mi lamento. Chi c'è più? Chi c'è più? Diamo questi Mr. 3, ne ho pochi, quindi faccio subito. Mr. 3, dove sei? Mr. 3, eccoti qua, eccoti qua. Personaggio che tutti quanti hanno reputato molto utile, io non gli ho mai dato il giusto peso, non me lo sono mai cagato di striscio. Vediamo, vediamo. Perfetto! E lui mi ringrazia in questo modo. È coerente quantomeno. Hawkins perché sono curioso. 3, 3, 4, facciamo 4, 3, 3. Vediamo Hawkins. Non so se lo userò effettivamente Hawkins. Ho una bella squadra viola, soprattutto per il ranking. Spero che riesca ad evitare di usarlo, ma qua farà level up per sempre, quindi faccio così. Special level up 1. E basta, va bene anche così. Altri 3. Ragazzi, io non sto tenendo veramente il conto, spero che voi lo state facendo, ma alla fine rivedrò questo video per tirare le mie somme personali e dire mi è andata bene, mi è andata male, non lo so. Special level up. 1, 1. Sì, questa è la media in realtà, quindi non ci rimango neanche particolarmente male, perché su 3 libri di solito. Se per andarsene per un'idea è un level up, quindi io consiglio almeno di farne 4 per ogni level up, ma come mi è successo con Impact Asop potrebbe andarti anche di culo. Ma sono cose che succedono una sola volta nella vita. No, stavo potenziando Hawkins ancora, ma mi faccio questo Brook proprio così al volo, proprio al volo, senza un reale perché, perché probabilmente non userò mai questo Brook, a meno che non voglia fare cose divertenti al di fuori del programma base. Ok, e level up, vabbè, bello gratis, mi piace, mi piace. Poi, chi c'è più? Vediamo un po' i libri. Ah, c'è Marco, quello me lo ricordo anche senza dover vedere i libri, insomma. Vediamo un po', Marco. E questo blu, no, questo blu non ce lo voglio mettere in mezzo, perché è capitato questo tipo blu in mezzo? Ragazzi, ho il box sporchissimo, sporchissimo perché. Con tutte queste cose ho dovuto accumulare in più la nuova isola è il delirio. È il delirio. Uno special level up, almeno due, almeno due. No. Va bene anche uno, perché questi qua sono personaggi che vanno maxati lentamente. Oppure se sei un giocatore molto particolare, che saluto, che è il Bobo, riesci a maxare qualsiasi cosa in qualsiasi periodo. Ma va bene così, va bene così. Ryuma è uno slasher giallo. Oltre Momonga è l'unico che io abbia, questa volta li do 5 alla volta, ragazzi, altrimenti questo video diventa lunghissimo, lunghissimo. Nella speranza che possa cadere qualcosa di bello. 5, 1, 2, 2, 2, 2, non mi lamento anche se la sua special è altissima, quindi vediamo di potenziarla un po'. Allora, siamo a 2, faccio skip, 3. 3, ma su 5 libri 1, dai, questa è proprio sfiga, questa è proprio sfiga. Dai, dai, success. Scusate se non sto guardando praticamente verso il video, ma sto facendo delle operazioni e mentre parlo guardando il video porta ancora più sfiga, secondo me. Ragazzi, sta andando non malissimissimo, dai, almeno un personaggio l'ho maxato, però malino, malino, sta andando malino. Vediamo, adesso vedo lo schermo e special level up.
Basta, basta. 5 è ancora troppo alta per poter pensare di usare davvero questa special, dato che si carica in 1000 turni. In 1000, veramente 1000 turni. 0, 0. Mamma mia, sono 3, 4, 5, 8. Facciamo 4 e 4. Super successo, wow! Special level up e basta. Questo è uscito un po' tremante. Dai, 2 adesso e posso dire di essere non felice, ma quantomeno ok. 1 e 2. Ok, va bene, ok. Special level 8 non è rincuorante perché. Fatemi ricordare un attimo, Ryuma. Ah, ce n'è un altro. Fatemi ricordare un attimo. 28 turni, ragazzi. Quando si userà questa special? Non si userà mai questa special. Peccato, peccato. Gli do l'ultimo Ryuma così proprio per la felicità. Vediamo. Super successo gratis. E. Vabbè, sì, non mi interessa. Ok, perfetto. Il gioco mi ha punito in questo modo. Controllo, do una rapida occhiata. Brook. Ok, Brook. Brook fino a un certo punto lo posso potenziare perché poi devo evolverlo, altrimenti perdo un sacco di esperienza e non ne vale la pena. 5, perché ne ho abbastanza. Speriamo che vada bene. Intanto vi farò vedere come mi soffio il naso durante un video. Perché mi sembra anche brutto dover tagliare e interrompere il tutto. No, forse lo farò, no, me lo soffio adesso in diretta, davanti a voi. Ok, 2 su 5 ci può stare. Ci può stare. Vediamo ancora. Madonna, raga, ma io vorrei veramente maxare i personaggi. Alcuni sono riuscito a maxarli, alcuni che uso anche spesso e va bene. Ma altri, ragazzi, proprio. Cioè, io Mihawk e Garp sono veramente maledetto. Uno skill up si è subito riportato in regola. E tra l'altro stanno anche finendo e mi sa che sto anche cappando il livello e quindi non è più il caso di darglieli. Perché ricordo tutti che devo evolverlo. E sono un imbecille. Intanto sto a metà dei soldi che avevo all'inizio. Voglio vedere Barba Nera come lo faccio. Livello 5. Io, guardate, vi dico la verità, avevo l'idea di maxarmi Brook per adesso che ritorna magari Monster Chopper, dico vabbè lo metto in una squadra, faccio una cosa diversa, ma dove lo porto a sto livello e soprattutto con questo skill up? Special level up, 1, 1. Ragazzi, do l'ultimo Brook, do questo qua a livello 10 perché già esperienza buttata, esperienza buttata però giusto per un senso di completismo. E 0, perfetto. Questa cosa la dovrò censurare durante il video, oddio. Ah, devo. Ma ce l'ho disattivato le notifiche perché mi arrivano lo stesso, ma va bene lo stesso. Do questo Ace. No, non ce lo do Ace perché aspetto i spoiler alert. Socket. E chi mi manca? Chi mi manca? Aesop l'abbiamo fatto. Il libro di Ace ce lo posso dare. Rayleigh, nella speranza che mi esca. Miss Valentine. Cobby Ermeppo. Cobby Ermeppo. Allora prendo il mio. Cobby che è abbastanza grasso e gli do questi tre libri in speranza che faccia almeno uno special level up. Purtroppo ho giocato poco nel periodo in cui c'era l'isola di. Ok, uno, va bene. Due, due, ottimo, 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 ragazzi, ottimo, non mi lamento affatto di questa cosa. Non mi lamento affatto. Vediamo Ermeppo. E due libri, non è così tanto. E infatti, va bene così comunque. Cobby mi ha reso abbastanza felice al riguardo. Quindi ok. Mr. Prince non è che mi interessi davvero, non lo userò mai. Un po' come Miss Valentine, però Miss Valentine era l'ospizio. Vediamo. 5 alla volta perché I don't care about Miss Valentine. Quindi prendiamo un po'. Skippa, skippa, skippa. Uno special level up. Due special level up, ragazzi, tra l'altro sono stato tre. Vedi i personaggi che non mi interessano? Vedi i personaggi che non mi interessano? Comunque sono stato malatissimo e chi segue le mie live su Periscope lo sa. Sono
perciò sono ancora un po' raffreddato. Scusatemi questo gesto indelicato da vedere in un video, ma è poco più di una live questo video, special level up 6. Vediamo, vediamo un po'. Vedo i soldi che scendono sempre di più. 1, 2, forse la maxo. Non so a quanto maxi, ma forse la maxo. Ultimi tre libri. Mi sono veramente lanciato una sfortuna addosso incredibile. Super successo e special level up. Dai, dimmi che sei maxata. Niente, niente. C'è ancora da lavorare su Miss Valentine, se mai la usassi in futuro. Chi c'è più? Chi c'è più? Cobby sfigato? Non ho Brogy, assolutamente. Ho provato a dropparlo in tutti i modi, tutti, ma non ci sono riuscito. Una Vivi proprio così, gratis, che non userò probabilmente mai più. Grande protagonista però nel primo mio raid boss di cui c'è la live su YouTube, dove sono riuscito a morire, perfetto, con uno zombie team contro Mioc. Ho detto tutto. Sono un drago, un pro player. Lo ero allora e lo sono adesso. Questi Mr. Prince glieli do. Questi Mr. Poi ragazzi, non vi preoccupate, se volete sapere un po' cosa c'è nel mio box, arriverà una puntata speciale che riguarda quello, insomma. What's in my box? Un po' come il Buon Lucky. Special level up, ok. Ok, va bene, uno tanto. Non ci puntavo più di tanto. Ho un ace, glielo do. Ok. E gli do anche un Wopol, perché tanto Wopol non mi serve assolutamente niente e non ce l'ho. Li ho ottenuti questi libri soltanto perché non li ho visti prima, ma va bene uguale. Non l'ho preso assolutamente. Ok, e dai. Proprio per la speranza, per la speranza. Dov'è, dov'è, dov'è? Eccoti qua. Cobby. Proprio. Sapete quando avete i libri in più e li volete buttare? Eccoli. Perfetto, e li ho buttati, li ho buttati. Ragazzi, manca soltanto il grasso barbarina, non che ne abbia così tanti. Però mi dispiace un po' perdere questa stamina, insomma, insieme a quella di Brooke. Non è tantissimo, non è tantissimo. Quindi magari o vi aggiorno con un posto, farò un piccolo video su Facebook. Non ne vale la pena farci un video su questa cosa. Oppure magari quando registrerò il ranking, proverò a farli. Proverò a farli. Insomma, il ranking. Per il momento non vi do informazioni perché voglio studiarmelo un attimo, però penso che si faccia ovviamente con una squadra viola. E ovviamente è tutto sul danno, quindi si punta a caricare le skill dei personaggi utili e si utilizza tutte le combinazioni possibili in quel turno. Ma non voglio dirvi nulla, non voglio dirvi nulla perché potrei essere impreciso, quindi per il momento io vi saluto. Mi sono svuotato quantomeno il box di un bel po'. Vi saluto e vi rimando al prossimo video e ci sono rimasto malissimo per Mioc. Malissimo, sto controllando se c'è qualcos'altro, ma mi sa di no. Ah, c'è Kaku. C'è Kaku. Un Kaku sfuggevole. In ultimo proprio. Vediamo. Dai, almeno uno, almeno uno, almeno zero. Perfetto. Beh, ragazzi, godete delle mie sfortune e spero che vi siate divertiti più di quanto l'abbia fatto io. Noi ci rivediamo al prossimo video, che sarà quasi sicuramente quello di Lucca e poi uscirà fuori il ranking. Quindi, ciao ragazzi!